Andiamo. Allora, io mi sono messo. Avvicinatevi, via. Mi sono messo al centro della piazza, essendo la piazza un luogo centripeto. E ovviamente mi sono messo da uno dei due lati della piazza. Il lato che ho scelto è stato il lato della mia scena e l'ho posizionato sopra. Il lato che rimaneva dietro di me era il lato fuori campo. I suoni fuori campo, come vedete, sono impercettibili o poco riconoscibili e non hanno una frequenza determinata nel tempo. E poi invece i suoni davanti a me, che quindi avevano anche una maggiore associazione tra udito e vista, li ho divisi in primo piano, scena e sfondo. Primo piano erano il suono dei passeri, il suono dei piccioni e l'altalena dei bambini, ed erano suoni che, nonostante fossero in primo piano visivo, avevano un'intensità non determinante al paesaggio sonoro che avevo davanti. Sulla scena invece avevo sulla mia destra un gruppo di bambini piuttosto chiassosi, che quindi interferivano sia sul primo piano che sullo sfondo. E sullo sfondo si vede appunto una linea abbastanza continua, che è il rumore bianco delle auto che in lontananza si muoveva. Grazie. Prossimo gruppo. Dai, quello voi, avanti. Non fate di i principini. Dai, tutti e tre in piedi, che dobbiamo risolvere. Allora, tenetelo in alto, venitevi più vicino, ragazzi, Dio d'uomo. Se no non vedete nulla. Come? Venite di qua, sì. C'è tanto posto. Allora, sulla linea dello zero abbiamo, ci siamo noi, quindi. Tu in alto, tieni il problema. Allora, ciò che sta sopra lo zero è ciò che veniva dalla nostra sinistra, mentre ciò che sta sotto è ciò che accadeva invece alla nostra destra. Allora, ci sono alcune, le parti che sono le linee orizzontali rappresentano degli eventi continuativi nel tempo. Qua abbiamo un signore che seduto su una panchina sfogliava delle pagine, vedete, leggeva, ogni tanto sfogliava, quindi c'è questa linea che si interrompe nei momenti in cui sfoglia le pagine. Poi queste lineette tratteggiate invece sono le foglie che rotano, quindi a volte rotano, cioè sono varie, restano, vanno, poi si fermano, poi continuano. Poi qua invece, molto in lontananza, c'erano le grida dei bambini, che quindi è una linea segmentata, perché erano, insomma, avevano vari sbalzi e sono lontane rispetto a noi. Poi infine ci sono, allora, qua è passato, sono passati due signori in bicicletta, quindi prima sono arrivati da sinistra, sono scesi e sono, e sono arrivati verso la destra. Poi un altro signore, invece questi sono due, allora, un signore a piedi, quindi le lineette sono i passi. Invece qua è arrivato il professore che si è fermato da noi, quindi la linea diventa prima, arriva, poi si staziona, quindi dove siamo noi, e poi va di nuovo via. E infine c'è il rumore delle foglie, che invece era tutto intorno delle foglie degli altri, che è tutto intorno a noi, quindi sia a sinistra che a destra, è una curva morbida perché è il vento che muove le foglie e quindi la linea, insomma, è molto ampia. I due colori sono il viola per i movimenti e l'azzurro invece sono i suoni. Grazie. Prossimo gruppo. Noi allo stesso modo abbiamo deciso di posizionare sempre in basso quello che proveniva da destra e in alto quello che proveniva a sinistra rispetto al punto di vista. I due colori indicano un suono di maggiore intensità e un suono di minore intensità. Il rosso è il passaggio veicolare in un senso di marcia e nell'altro. E questi più piccoli sono le foglie che avevamo praticamente sotto i piedi, che comunque percepivamo sia a destra che a sinistra, e che è un movimento più o meno continuo che prevede un piccolo spostamento. Poi abbiamo qui questi trattini che sono, cioè una madre che spingeva il bambino sull'altalena e intervallava con dei hop hop e le risatine del bambino, che quindi sono collegati tra loro perché sono suoni relazionati.
E infine questa linea più o meno continua era sempre parte di una scolaresca con delle maestre che stava davanti a noi sulla destra e che più o meno hanno creato il rumore di fondo non ben chiaro per tutto il tempo. Grazie. Prossimo. Veloci. Uno lo tiene o lo piace magari. Allora, noi abbiamo rappresentato con il blu la linea del tempo e dello spazio, l'abbiamo fatta non dritta per rappresentare praticamente il vento e il freddo dei tre minuti che sono stati lì. Questi due oggetti sono la giostra e una casetta in bagni pubblici. Li abbiamo rappresentati in questa maniera perché praticamente li abbiamo visti per tutta la durata della sosta. Allora, i tre punti siamo noi, dietro erano altri due studenti che praticamente li avevano trattati così, che parlavano, quindi praticamente disturbavano. Questa linea, le linee rosse rappresentano le persone, rappresentano. Sono questo qui è un venditore ambulante che si è fermato e abbiamo rappresentato la sosta con questo era un barbone che ogni tanto si fermava a guardare a terra e così queste erano le persone appoggiate che sentivamo comunque parlare. Poi abbiamo la bicicletta, dove si sentiva il rumore della bicicletta, però passa velocemente, quindi non abbiamo percepito poi altro. Questo qui è una signora con un cane, sempre con le soste, qui un piccione che è arrivato, si è fermato, poi diciamo ha visto la nostra presenza, l'ha deviato e è andato. Questi sono i due studenti che erano fermi in questa zona qui, diciamo proprio tutto il tempo. Dato sono i rumori da una parte del vento, da una parte delle macchine che passavano e basta. Allora voi avete preso le coordinate come gli svedesi, il tempo in verticale, d'accordo, grazie. Prossimo. Nessuno piace. Allora, noi invece abbiamo deciso di rappresentarci sempre da zero come bisognava. E invece che da destra a sinistra, alto in basso, abbiamo deciso di rappresentare le cose che si spostavano in base alla distanza da noi, cioè più vicino, più lontano, in base a dove eravamo. E abbiamo rappresentato le persone a piedi e le persone invece in bicicletta. Quindi all'inizio, poco dopo l'inizio dell'esercizio, è arrivata una signora che è passata e quindi si è allontanata da vicino a noi, si è allontanata pian piano, col passare del tempo è andata più lontana a noi. Poi è arrivata una bicicletta molto vicino a noi perché c'è quasi arrivata da dietro, che in minor tempo si è allontanata più velocemente e così via, fino ad arrivare per esempio qui quando è venuta la professoressa che c'è comparsa da dietro, si è fermata con noi col passare del tempo e quindi i tratti arancioni sono le persone a piedi e i loro spostamenti col passare del tempo, mentre quelle verdi sono le persone vicine. Benissimo. Prossimo. Allora, noi abbiamo rappresentato. Allora, la linea là, qua nel mezzo siamo noi, quindi sempre fermi per la durata dei tre minuti. E la linea verde rappresenta praticamente il gruppo di bambini che era vicinissimo a noi, che quindi hanno fatto un chiasso, cioè hanno fatto chiasso per tutta la durata della loro permanenza, poi si sono allontanati, quindi c'è questa linea che sale e se ne va, e quindi il rumore se ne va con loro. La linea celeste che dura per tutta la durata sono dei bambini sull'altalena, molto silenziosi, comunque sono sempre stati fermi. Queste linee che arrivano a un determinato dopo un determinato tempo e se ne vanno hanno inclinazione diversa perché questa rosa è una donna a piedi con un cane, quindi arriva e passa davanti a noi e se ne va. Questo invece è un pullman che è passato più distante da noi e se n'è andato molto più velocemente, quindi è più inclinata la linea e facendo un certo rumore che è maggiore ovviamente quando è passato più vicino a noi. Mentre la linea rossa è una bicicletta che è passata più vicina rispetto al pullman ma più lontana rispetto alla donna e più velocemente della donna e quindi è arrivato e se n'è andato direttamente.
mentre l'ultima è questo uomo che è arrivato, si è fermato vicino al parco dei bambini, è stazionato lì per un certo tempo e poi se n'è andato. Benissimo.